Il Giro d'Italia 2016 ha attraversato anche Arezzo per la sua 8ª tappa. La città, che per 24 ore è stata sotto i riflettori dei media nazionali, si è mostrata al meglio per il passaggio del Giro in Rosa, anche grazie ad un importante lavoro di manutenzione stradale. È stato un lavoro importante, puntuale e veramente preciso. Abbiamo dato un'ottima risposta al Giro d'Italia sia in termini di manutenzione sia in termini di accoglienza. La manutenzione, ci tengo a sottolinearlo, è stata veramente importante. Gli uffici hanno fatto i salti mortali per arrivare nei termini a sistemare tutta la parte di viabilità interessata dal Giro d'Italia, non solo, anche viabilità aggiuntive che siamo riusciti a fare con alcuni ribassi di gara conseguenti appunto a quella per il rifacimento delle strade interessate dal Giro. Quindi un plauso particolare sento di farlo ai miei collaboratori, ai miei uffici, che hanno veramente lavorato giorno e notte in maniera instancabile per dare questo tipo di risposta, che è stata veramente positiva. E poi un plauso io lo farei anche a tutta la città, perché oltre che al signor Morini che ci ha permesso di ricevere il Giro d'Italia, a tutta la città, perché ha accolto veramente in maniera eccezionale il Giro. È stata una festa per tutti. Il costo di questa manutenzione per il Giro e opere limitrofe è stato circa di 200.000 euro come costi diretti. Indirettamente abbiamo impiegato anche tutta la forza lavoro dei nostri operai, e quindi anche loro hanno contribuito a sistemare le varie aree verdi piuttosto che altre zone che necessitavano di manutenzione. Ma non si ferma qui, ovviamente la manutenzione andremo avanti.